Ed eccoci qua, buonasera a tutti per una nuova puntata in diretta per eh, l'iniziativa delle dirette su Facebook del SoundCheck Studio e come dalla volta scorsa, ovvero da due giorni fa. Eh, non è più da set casalingo ma ci ritroviamo adesso al Soundcheck Studio ecco, quindi lo scenario è questo con la qualità video anche completamente nuova se Dio vuole è arrivata la, la webcam decente quindi spero che adesso tutto quello che è la mia beltà si vede, magari ecco, forse chiudete subito la diretta appena ho detto questo però tralasciamo i dettagli Oggi eh, torniamo a parlare con eh, Lorenzo Billeri di una nuova puntata della collana, ormai si può dire così, di Groove as First, la parte 4. Eh, andremo a parlare di teoria e pratica su come sopravvivere al sound check e quindi presentiamo il nostro amico e collega car carissimo Lorenzo Billeri. Eccolo qua eccoci meraviglia fantastico ciao a tutti bellissimo sì, 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 le, introduzioni, le introduzioni di Claudio meritano cioè uno poi ascolterebbe no che okay. ti, ti, ti faccio i miei complimenti perché comunque hai mh, la proprietà di, di linguaggio e eh, sei intrattieni bene ecco, sì, poi eh, grazie no, grazie bravo no, no, no davvero sul serio cioè nel senso eh, la, 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 rendi Rendi piacevole, come si suol dire, sei un'ottima spalla, ecco, diciamo, nei confronti di chi magari ha un attimino da uh, parlare di certi argomenti, quindi molto partecipativo, puntuale. Ma te lo dico. Un po' mi ha fatto bene la, la, la gavetta in, in radio. Ahah. Che... Uh -huh. La, 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 la sapevi la cosa, ma penso non so se magari chi, chi ci ascolta non so se lo sa. Sì, 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 sì. sì. E col fatto che tutti i lunedì dal, se me la faccio il messaggio pubblicitario. Ora a questo punto, ora, tutti i lunedì dalle 21 alle 22:30 su Radio Gas eh, sì. potete ascoltarmi. Metterò un po' di musica e, e ci sarà da ragionare. Insomma, di attualità musicale in ambito rock. Eh, quello è il, è il mondo. Quindi quello forse è stata la, la gavetta fatta dai certo, certo. <ride> no, però no eh, no ma te lo dico proprio con con, con, sincero, con sincero affetto ecco diciamo grazie eh, grazie estima, ancora estima, estima. insomma bene grazie anzi di, di aver diciamo ri, ri, ripermesso sì che poi alla fine eh, il, il titolo è diventato quasi un po' un identificare file infatti, diciamo chi, chi tiene banco alla, alla diretta eh, però è mh, alla fine è diventato proprio un mio come si dice un mio piccolo piccolo motto tra l'altro con l'aiuto di diciamo di, di, un, di, di un ragazzo che, che, ho, che ho avuto la possibilità di conoscere ormai diversi mesi fa e che era entrato un po' in collaborazione con, con noi eh, GQR, insomma del, del tributo del tributo ai queen eh, mi aveva dato insomma delle, delle idee per creare un, un piccolo logo personale di questa diciamo eh, piccola frase così diciamo ad effetto e, e... forma plettro che vedo Bravissimo, a plettro. esatto esatto non esatto ho capito perché la forma plettro se tu il plettro non lo usi no in realtà il, invece, invece è vero Bravo, è un'espressione da chitarrista attento e, e no, in realtà diciamo lo uso, è che come si dice alla fine cercavo un qualche cosa che, che comunque la, la racchiudesse questa frase, fare e mi piaceva un, un qualcosa, ti ripeto, non ho inventato l'acqua calda, però ecco, mi piaceva un qualche cosa che ehm, non fosse un semplice cerchio o una meravigliosa ennesima chiave di basso che poi alla fine magari può risultare anche scontato e banale il plettro, ecco però forse no, proprio no, no, che... no, no, è una battuta, lo no, 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 ma invece guarda mh, i feedback anche quando pensi di avercela fatta quando arrivano possono dare invece dei chiamiamoli dei buoni suggerimenti, ecco diciamo così, quindi però l'avevo pensato perché poi Volevo farci pure gli adesivi, insomma, senti te qui come si viaggia in alto, come... Poi si è interrotto tutto perché ci hanno brontolato a tutti, dovete stare a casa, se no eh, succedono le ca i casini e quindi eh, <ride> è tutto rimasto... Però col, col fatto tutto che ho cominciato a fare dei, miei video, dei, 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 dei video, insomma, quelli dove mi diverto a suonare... Le, 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 le canzoni belle degli altri al basso ogni tanto lo, 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 lo piazzo in alto a destra così sarebbe certo. carino che diventasse un po' un così hai visto poi la grafica tu mi insegni che diciamo se te la giochi bene rimane molto bene impresso nel, nell'immagine certo. certo. sì, delle, sì, sì. delle persone per identificare eh, qualcosa la persona quello che tratta eccetera eccetera Ovviamente, ovviamente però ecco, alla fine è divertente perché è rimasto un titolo che comunque mi piace perché è il mio motto, chiamiamolo così. E magari anche quando si affronta tematiche, argomenti tipo quella di, 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 di oggi pomeriggio, che eh, forse nel tecnico e nel pratico può avere poco a che fare, però diciamo, vabbè, ce lo facciamo stare comunque, ecco, ecco, non è che si parla di frutta e verdura. No, sì. no, infatti, infatti, la cosa buona è quella, insomma, dai. Esatto, esatto. Senti, esatto. Cogliamo allora l'occasione, visto che abbiamo già fatto una sorta di premessa e in, in attesa anche dell'arrivo dei ritardatari di solito, insomma, i soliti ritardatari, eh, colgo l'occasione per salutare Maria Claudia che ci saluta. Ah, ciao, certo, ciao. Eh, per... Ciao, ciao a tutti, eh, ciao e Matteo, Matteo Fedi, ciao Claudio, speriamo di vedersi presto in sala prova, un saluto a tutti e due, grande Grazie. Matteo. Grazie Matteo, un salutone anche a te. Quindi ricordo a tutti i presenti, sento, senti com no, no, tutti vai, i presenti comunicazione di servizio, ricordo a tutti i presenti di trasferirvi sulla pagina del Soundcheck Studio per poter interagire con noi, come hanno fatto anche Maria Claudia e Matteo, eh, per poter, eh, potersi confrontare con noi, dare i vostri commenti in diretta, e nel caso non siete in diretta ma siete in differita e lo state vedendo sul canale di youtube mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella mi sembra di fare lo youtuber serio no? bravo, e rimanere sempre aggiornato sui prossimi video, senti la che... Eh, eh? bravo, bravo Così lo dovrei fare no. Lo dovrei fare anche io. È che io eh. ho sempre paura di rompere le scatole alla gente. Io no? lo io dico all'inizio: così che comunque. Bene, fai altro, fai sì. bene, ma no, ma fai. più che altro perché magari diciamo delle cavolate. Queste cavolate fanno passare bene una, un pomeriggio a qualcuno, e, e almeno in questo modo uno rimane eh, aggiornato su tutte le cavolate che andremo a fare nei prossimi video. <ride> cavolate <ride> certificate. Però, certificate, cioè nel... certo. Come. come <ride> Come i presidi medici, vedi, guanti, sì, mascherine, sì, vediamo, tutti, volete... tutti certificati, la nostra vita sarà certificata d'ora in poi, <ride> sempre e comunque, <ride> lasciamo, lasciamo perdere questo argomento. <ride> ah, ne abbiamo porra. già parlato no. in separata sede. Quindi <ride> bene dai, ragazzi, allora, visto, visto la situazione, visto che siamo staccati, lo sai che dico di fare? Ci uniamo, ecco, un po' più. Ah, piace Questa cosa bella. bella. Questo lo vedono anche i nostri amici, eh, come direbbe, ehm, io quando, quando penso ai telespettatori mi viene in mente giurato. Buongiorno. Eh. No, I ai nostri, ai nostri amici telespettatori e telespettatori... E anche... È meraviglioso, sì, sì, sì. sì. Bene, bene. bene. A voi vedo un sacco di... insomma, diciamo, sono contento perché vedo, perché io ho... è tutto sofisticato qui, no? Per vedere... Mm si sta un po' connettendo ho il telefono accanto quindi sto vedendo che comunque vada nonostante l'orario e che fortunatamente certo. sono felice che in tanti abbiano potuto diciamo uh, ri riattivare la loro professione i loro lavori ah, eccetera infatti. ecco essendo un venerdì sono grazie a tutti perché insomma ecco grazie di stare qui qui con noi la, la cosa è che è infatti fatto. Mi fa piacere vedere comunque un certo attaccamento che si è creato nel tempo di questa, di questa quarantena, diciamo, che è nato tutto un po' per, per gioco quasi, per passare il tempo, poi in realtà è venuto fuori una bellissima cosa, conoscendo anche persone nuove, quindi è stata una, una cosa molto carina. L'unica cosa è che ovviamente dopo in questa settimana, la scorsa settimana è stata una settimana di, diciamo, pausa organizzativa perché ovviamente eh, era tutta una ripartenza e dovevi cercare di trovare i momenti giusti per poter eh, creare qualcosa di continuativo. Questa settimana ripartiamo con un orario e un, eh, dei giorni diversi perché sono stati appunto di mercoledì e di venerdì rispetto ai martedì e giovedì eh, canonici. Però, insomma, dai, eh, dalle, nelle prossime settimane spero di poter creare una continuità, magari con un tempo un po' dilazionato, da poter anche creare un po' di giorno mh, di, di, di riferimento anche per eh, chi ci ascolta e, e, e crearsi appunto il proprio calendario, il momento giusto per, per poter essere sempre in contatto con noi. Certo. Vedremo di volta in volta, anche perché poi le attività appunto stanno ripartendo... A chi è ripartito appieno, a chi non è ripartito proprio al massimo del, del regime, però insomma l'importante eh, eh, è muoversi sì. e awesome. quindi. S mh, ancora di più vi consiglio di rimanere attaccati alla pagina del Soundcheck Studio Così che potete vedere sempre quando ci saranno le prossime eh, dirette Sia didattiche che non Non vi voglio svegliare altro perché ci sono un po' di cosine in, um, in ballo Non dico ora, magari lo dovevo dire alla fine Ma meno... però insomma... Eh, sono un po' di cose, un po' di vanno, vanno, vanno premiati i, 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 i nostri ascoltatori in questi istanti, vanno certo. premiati, bisogna dare, è giusto, hai fatto bene a dirlo: esatto, almeno perché sanno già quello che gli, gli, gli aspetterà durante l'estate. E di sicuro, almeno da parte mia, poi dipende, magari dalla disponibilità di, degli altri e dei lavori. Eh, questa cosa potrebbe andare avanti anche durante tutta l'estate, perché comunque. Eh, è un modo per essere anche di compagnia sotto l'ombrellone per chi non no, è <ride> no, assolutamente, assolutamente assolutamente quindi eh, risalutiamo i, chi è ultimo arrivato patrizia è arrivato è arrivato Mattia ciao a tutti si sì, esatto Roggio, è arrivato Massimiliano che dice anche: Sopravvivere a soundcheck è un argomento molto interessante e molto complicato, sia come chitarrista che come fonico. E lo dice a me, <ride> siamo <Sarà una ride> la solita barca. Quindi no. io, io faccio parlare Lorenzo, poi io mi metterò lì eh, a fare a fargli lo sgambetto oppure a, 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 a appoggiargli la palla. Dipende un po' dalle varie situazioni, Ok. <ride> Eh, Maria Claudia dice eh, vi state muovendo bene, grazie mille per tutto, ma grazie a te che continui a, a seguirci. A... Maria, tra l'altro Maria Claudia mi, 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 intenerì mi, mi intenerì e mi illusingò tantissimo e poi iniziamo perché appunto eh, mi, mi arrivò una nel, nel ringraziarmi da parte di, di, di Mattia. Di, che, che ci ha salutato poco sopra, una foto nel... mi, mi ricordo che fu la, la, la prima di queste quattro, mi mandò una foto, eh, come dire, ti, 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 ti abbiamo seguito, eccetera, eccetera, e mi ricordo che mi intenerì molto, ma in senso proprio che mi sentì dire, ma dentro di me cavolo, ma come? Addirittura nemmeno fossi un docente universitario che, che elargisce informazioni, mi ricordo che questa fotografia eh, bellissima, dolcissima, di... di, di di lei che appunto prendeva tipo, eh, tipo degli appunti no? su quello che stavo eh, dicendo, e, o comunque vada delle, delle piccole informazioni che ci si stava scambiando, sì, sì. questa cosa mi, mi, mi fece veramente tanto piacere perché poi magari le ha rilette e dice, Madonna, ma che, che cavolo, ha detto! Però, però se ricompare nuovamente. Diciamo a vedere una, un intervento nostro. Così mi fa piacere. Ecco, fu, fu una cosa molto che mi fece molto piacere, ecco. Uh, mi fece effetto perché eh, uh, come dire, ecco, con le cose spontanee, ecco, basta, sì, basta. Sì, sì, sì. basta cose personali. Un altro saluto anche a Cristian, grandissimo. Ciao Cristian. Allora, eh, partiamo con l'argomento. Dai, eh, chi è arrivato s'attacca, come si dice eh. nelle nostre parti. Eh, quindi iniziamo un po' a parlare di, di questo. Anzi. Parliamo, diciamo le cose come stanno. La volta scorsa, per chi si fosse perso la terza puntata di Global First, se la vada a pescare sul canale YouTube, abbiamo parlato di vari metodi didattici, metodi manuali vari, alcuni consigliati, alcuni come linee guida eh, per, poter, per tutto un percorso didattico che uno può fare, ma... Abbiamo tralasciato qualche, qualche metodo un po' per il tempo che ci è mancato, certo, certo, certo. Diciamo mi eh, erano rimaste fuori pochissime, pochissime cose, ecco, diciamo, diciamo così. Io mi ero concentrato un po' verso la fine, eh, sul diciamo, su praticamente dei metodi che io, come dicevo l'altra volta, io non sono un collezionista. Uh, di, di, di metodi, nel senso non, non, li, non, non sono di quelli che nasce, ma, ma per, ripeto, partendo da autodidatta non, non ho avuto diciamo, il concetto del, del del, dell'acquisire il sapere eventuale al, al, al libro, uh, perché erano, non dico tempi diversi, ero semplicemente più, più giovane io, nel senso che mm. uh, um, si parla di boh, circa forse... Ben, 8 anni fa, circa, per cui compri uno strumento? e ehm, All'epoca, per me almeno, non c'era il fatto di dire compro subito un, un, un libro, un, un, un metodo. Eh, oltretutto, non c'era la facilità di oggi, per cui se non ti compri un libro per qualche tempo trovi tutto su, su internet. Quindi, nel senso. E quindi non ho il concetto del libro come dipendo da lui, se no non mi muovo, rimango arenato certo. e chi lo visto si è visto. Quindi i libri sono arrivati dopo e diciamo se c'è qualcosa che, di cui sento parlare mi incuriosisco e approfondisco e magari acquisto. Se c'è qualcosa che riesco a trovare lì per lì in un negozio o mi ma non, non, non c'è la ricerca ossessiva fine a se stessa cioè non ho una biblioteca ricca ho cose che tra l'altro fortunatamente restando sempre quelle poi ci possono essere degli upgrade con tanti strumenti musicali con il basso stesso puoi fare tante cose che magari i tempi addietro non facevi o non facevano e... però ecco diciamo delle cose standard base, quelle sono quelle restano, quando trovo il libro che a mio parere le, le diciamo le dice, le dice bene, le spiega comprensibilmente, e poi te provi a spiegarle nuovamente a chi hai di fronte. Io vado bene con quello, certo, certo, quindi certo. l'altra volta avevo eh, buttato un po' la palla velocemente per tutta quella chiamiamola collana che fa parte di quel percorso didattico di cui faccio parte del appunto del, sì, sì, sì. Del, del base, del base to rock praticamente, questa accademia. Dedicata diciamo esclusivamente al, allo studio del basso. E quindi, diciamo, tutte, tutti i metodi che appunto fanno, fanno parte di questa diciamo collana eh, sono incentrati solo ed esclusivamente sul basso. Tem Molti diranno: Vabbè, ma è normale. Cioè, nel senso... Però no, non è normale, perché comunque vada, ci sono tante, tanti manuali che sono non tanto generici, ma che comunque vada. Si occupano uh, in maniera generale di, di, di armonia e di teoria e ovviamente ci ritrovi cose che vanno bene anche per il tuo basso, cioè nel senso certo, um, certo. non entro nel tecnicismo perché molti magari possono non essere dentro al discorso, però insomma le triadi, uh, qualsiasi manuale te le spiega e ovviamente le sai ben attuare. Sul basso, invece questi manuali sono eh, proprio dedicati allo strumento e quindi vedi la, la tablatura per chi ne vuole fare uso, quindi proprio con solo quattro righe. Vedi le solo chiave di basso, non vedi eh, diciamo per esempio chiave di violino, eccetera, eccetera. E sono molto validi perché muniti di questi minus one sono queste basi sulle quali tu puoi suonare sì, sì. perché nella versione 1 tipo hai il basso, nella versione 2 Minus one sono basi che durano un minuto, un minuto e venti. Sì, molto comode, comode, esatto. Quindi, diciamo, poteva essere un attimino rimasto fuori un, un discorso, diciamo, del comunque, genere. Comunque questi manuali e quello che abbiamo detto, trovate tutto sia nel, nel video precedente quello di. Sì. Assolutamente. First, uh, la parte 3 e comunque trovate tutti i link, esatto. eh, i vari manuali che sono stati detti, li trovate esatto. anche in descrizione. Quindi comunque esatto. avete già diciamo, un, una lista di tutti quelli che, che, esatto. di, che sono stati citati. Ecco. Quindi avete anche un buon punto di riferimento per fare un riassunto di tutto quello che è uno dei, dei tu sono stati i tuoi suggerimenti. Sì, esatto. Poi ovviamente diciamo, come si può dire, sono... La, cioè, la, 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 la differenza per modo di dire insomma poi te la fa chi hai davanti e te li spiega perché poi sì. quelli che io ho e che feci vedere l'altra volta mh, dipende un po da che background uno arriva però ecco sono abbastanza si direbbe per uno strumento musicale plug and play cioè nel senso li leggi certo se fino a ieri hai solo giocato hai solo fatto uno sport e a 20, 30, 40, 50 anni che siano, prendi il primo strumento in mano nella tua vita e prendi uno di questi manuali. È chiaro che, appena leggi la triade, no. è alla base dell'accordo. Se non si sa che cos'è un accordo e che cos'è una triade, è chiaro che. Diciamo ogni manuale, allora è difficile, Beh, ma quello esatto, è di sbaglio. parlando eh, di basso, di, di società occulte. Eh. Che, tra l'altro, esatto, ma sì, sì, no, sì. Una società sì. Esatto, no, ci, tenevo, ci tenevo perché l'altra volta mi era rimasto fuori un libro che non è una cosa didattica, eh, però è interessante perché fa vedere la musica. almeno quello che ho io, io ho questo, ma mi sono divertito tanto a leggerlo. Eh, è questo: Come funziona la musica praticamente. Di questo uh, John Powell, la scienza dei suoni bellissimi da Beethoven ai Beatles e oltre, e non mi ricordo se un po' lo accennai, però è tanto, sì, forse l'accennai, però mi fa ripiacere ridirlo, non ho interesse a farlo se solo perché eh, fa vedere appunto il discorso musicale da un punto di vista mh, pratico, tecnico meno pratico, scusatemi, tecnico di come funziona proprio la, sì. la, la musica e quindi dalla vibrazione che è. Un po' la struttura vertebrale, diciamo così, del suono di quello che poi uno arriva a sentire. Ed è veramente interessante. Poi, poco tempo fa, questo è un po' complesso effettivamente, ma è veramente incredibilmente affascinante. Mi comprai praticamente lezioni di composizione pop. Siccome io sono un poppettaro delle canzonette incredibile, canzonette per modo di dire, perché il pop è <ride> da suonare e c'è tanto da imparare. Si chiama Come si scrive una canzone? Lezioni di composizione pop ed è veramente, eh, diciamo. Oh, eh, di... Praticamente è di, sì, certo, di questo Stefano Scatozza che io non. Non, no, ho no, no, è che se non, non era ben leggibile, allora. Vedevo c'era un po' di. Eh, esatto, un po' di. Ah, eh, okay, di, 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 di la copertina. Ed è veramente interessante perché ti spiega, diciamo, proprio come è, 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 è eventualmente composta, fatta una canzone, giusto per andare oltre a strofa, ritornello, strofa, bridge solo, finale. Sì, sì. Ma è molto tecnico, infatti, però è, è, è divertente, diciamo, da, 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 da suonare. Scusatemi, da leggere per poi andare a, appunto a suonare. Era un piccolo compendiuccio. Che non ero riuscito a fare per mancanza giustamente di tempo l'altra volta, e uh -huh. e, e ho fatto bene. Tutto, tutto, tutto qui. E quindi io direi di fare questa um, uh, full immersion, del, uh, diciamo nel titolo fondamentalmente, no? Che un po' mi sta, mi sta a cuore. Poi con Claudio, prima di fare la diretta, ne avevamo riparlato. E abbiamo sicuramente tra l'altro io e lui, ma come tanti altri, ora allora, ho Claudio davanti che mi fa da ottima, da ottima spalla. Però ecco, c'è un argomento secondo me interessante il sound check perché, per lo meno, per quanto mi riguarda, secondo me, a volte viene non curato molto, molto, sia da chi suona e sia da chi ti aiuta ad allestirlo. Quindi certo. eh, Fonici, orari ristretti, dovete fare più piano, c'è ancora la messa accanto, eh, scusatemi, però alle 7 si deve finire perché c'è da dare da mangiare e, e uno è arrivato alle 6, ma, ma mi avevate detto di arrivare alle 6, come faccio in un'ora a scaricare e a fare il sound check, le risposte sono: eh, e io che cosa vi devo dire? Eh, ho capito, quindi, nel senso, siccome di fronte a tante eh, situazioni, soprattutto per chi la musica la fa ad un determinato livello, più la fai a un determinato livello, paradossalmente più ci sono un ampio raggio di, di situazioni. Quindi veramente dalla, dalla sagra, ma mh, alla sagra ci trovi veramente tantissime tipologie di, sia di gruppi che di bravura tecnica, diciamo così, e anche di essere rinomati di più o di meno. Però ecco, tanti posti purtroppo spesso e volentieri comandando loro, giustamente, perché sei alla fine, sei ospite, diciamo, di quella circostanza, di quella situazione in cui vai appunto ad esibirti con il tuo gruppo, eccetera, e devi stare a quello che ti dicono. Però ecco, giusto per non arrivare in un certo senso impreparati su eh, orari che a volte ti cambiano. Cioè magari hai anche un contratto, hai anche dei messaggi scritti dove ti dicono potete venire alla talora, finire alla talora, a volte cambia tutto in corsa, ti dicono che ne so io, no, avete mezz'ora in meno. E ora, siccome non ci puoi andare due giorni prima sul posto per, per, per suonare, come nemmeno ci puoi andare a mezzogiorno, poi se ci vuoi andare a mezzogiorno non è un problema, penso, se ti aprono, però insomma nel senso il tempo è un po' importante per tutti, sinceramente già se te ne vai via alle, alle, alle 4 di casa è grassa se forse alle 2 di notte sei rientrato e il tutto per suonare dall'ora e mezzo alle 2 ore quindi nel senso che ti parta una giornata intera al di là del percorso chilometrico con l'auto ecco dico io ma spendere veramente 8, 8 ore no, 8 ore esagero, ho sbagliato scusate spendere diciamo tra scaricare e, 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 e fine del check insomma 3 ore quando ci sono disguidi che potrebbero essere magari un pochino più ponderati, però purtroppo si ha certo. a che fare molto spesso con situazioni che non hanno molta, molto, mi viene da dire, rispetto per, per te che vai e magari non sei ne, per loro, non sei un nome, non sei nessuno. E, e quindi ecco, secondo me la cosa che occorre da parte nostra è, nei limiti del possibile, Uh, cercare di poter arrivare con una sorta di preparazione atletica al soundcheck cioè come dire avere una sorta di standard che ti va bene che tu vada a suonare parlo qui a Firenze per dire che ne so al hall dove ho avuto la fortuna di poterci per dire suonare due volte ed è stata un'esperienza incredibile a situazioni dove sei ovviamente l'ultima ruota della, de, 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 del carro, e per carro intendo chi, la situazione che ti ospita, quindi orari ristretti, eccetera, eccetera. Quindi cercare di avere uno standard per cui non, non, non sei impreparato. E per me, per quanto mi riguarda, e spero di essere condiviso in questo, soprattutto dai diciamo, eh, musicisti, ecco, diciamo così, che sono... In, 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 in ascolto, si stanno già eh, commentando. Quindi. Con la coda dell'occhio riesco, riesco un po' a vedere, però, ecco, um, secondo me il sound check è, è, è da, da, partiamo da un punto più in avanti, la serata. Io non so se ora prendo un esempio che molti si metteranno a ridere. Porca miseria. Però io non so se vi ricordate. Ora purtroppo me, me è venuta in mente adesso, non mi ricordo. Nella mia beata ignoranza scolastica, chi era l'autore, però c'era una meravigliosa poesia che parlava e aveva il titolo che era La sera del Didi Festa, no? Praticamente in un mega riassunto, perché non sono un letterato, il riassunto del discorso era che era tanto bella la preparazione della. della, uh, della... Della, del giorno prima della serata insomma che anticipava il vero giorno della festa ecco per me il sound check è il, ehm, il, il, la famosa sera del di, di festa quindi dove si deve riuscire ad arrivare preparati eh, con la memoria a posto per quanto riguarda quello che devi fare a livello sonoro eccetera ma ovviamente c'è tutto un, 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 un tirare su per quanto riguarda la, la chiamiamola genericamente parlando la scenografia, no? per intendersi. Per scenografia intendo tutto quello che ti serve poi nella serata, che in, in soldoni è sicuramente il momento clou per cui uno si è mosso da casa, il, mo il motivo certo. per cui uno fa tardi, il motivo per cui uno può aver scelto di fare questa attività, quindi il suonare. Però ragazzi, vola, cioè di solito non si suona 4-5 ore forse qualcuno lo fa, arriverà anche a tre ore e mezzo di esibizione però ecco, per lo meno per quanto riguarda le situazioni diciamo nelle quali ho la fortuna di, di, di suonare eccetera ad esagerare si arriva a due ore e dieci ad esagerare ma paradossalmente volano perché eh, ed è bello arrivarci con una bella spinta che hai ricevuto dal soundcheck, che uno potrebbe dire vabbè ma il soundcheck che cavolo devi fare arrivi con la macchina, scarichi vai, poni sì, certo, alla fine è un momento meccanico, il momento in cui hai a che fare con chi ti ospiterà, avrai a che fare se non hai un fonico tuo con il fonico del posto, con tutto un insieme, diciamo, di, di rapporti interpersonali. Però secondo me è il momento principale in cui tu devi eh, far quadrare tutto perché poi la serata deve con un soundcheck buono e per soundcheck io ci, ci, ci metto tutto, eh? cioè, io è dal momento in cui, oppure se vado in macchina con qualcuno, ma nel momento in cui io arrivo con la macchina al parcheggio del luogo che ci ospita, chiudo o comunque vada, vado a stringere la mano a chi è responsabile, a chi è a chi di dovere. Per me, dal momento lì, inizia il sound check che ovviamente ha tutto un altro significato. Cioè, Attacchi il jack e cominci a dire basso, più alto, eh, sì, dammi la voce del cantante, è chiaro che è quello. Ma per quanto mi riguarda, è proprio tutta la preparazione che ti permette, poi, secondo me, di viverti in pieno relax e al massimo, da dover pensare solo a gestire la propria adrenalina nel concerto. Mm, che, che poi sì. ti vola perché ti guardi intorno e dici: Ma come è già finito? Guarda, carburavo ora, come carburavo ora? Abbiamo suonato per un'ora e cinquanta, per dire, ma quando ti prende bene. E quindi, se hai fatto un buon sound check, un buon allestimento del palco. Ecco, secondo me l'affronti bene. E per quanto mi riguarda, um, secondo me, mi dispiace dirlo, eh, ora esagero in quello che ti dico, però di sia che tu suoni con l'artista, cioè sei riuscita ad arrivare a un certo livello, e suoni con l'artista pop eh, italiano tra i più importanti, sia, io parlo sempre da strumentista, eh. Quindi diciamo, parlo di, di, di chi sta un attimino eh, dietro a una chitarra, una batteria, a uno strumento che accompagni un leader, che accompagni, diciamo, se non necessariamente un leader, che sia uno strumentista. Ora, non sto parlando, diciamo, in questo caso proprio di cantanti, però sto dicendo che eh, a qualsiasi livello, anche a quello, diciamo, più comune, ma anche a qualcosa di più di partenza, secondo me degli standard ci devono essere perché fanno parte devono far parte di te si ritorno a quella cosa della dell'essere un po um, puntigliosi a prescindere da quello che stai facendo diciamo nella, nella, nella vita musicalmente parlando quindi una persona puntuale è una persona sia che suoni con, con Finardi eh, piuttosto che con l'amico di parrocchia che era una vita che volevi fare il gruppo con lui, certo. se sei puntuale, sei puntuale verso quella situazione e verso chi ti ospita. Quindi sarai sempre felice solo. solo. A un solo. Lì si entra anche nella questione no, di perché mi, ho un riscontro incredibile. Dimmi No, dicevo, è un discorso che molti non... Eh, è sottovalutato da tanti, a parte, al, a parte da dei gestori eh, o delle organizzazioni varie, come diceva per esempio ora mi, mi leggo al commento di Massimiliano, dice solitamente ti danno 20-30 minuti per tutto il gruppo, allucinante. E come no? sì, perché comunque ci sono determinate situazioni dove la musica è considerata appunto contorno quello che viene pensato eh, è, è di dire bene beh, arriva il gruppo quando suona alle 10 e che viene a fare prima certo eh. capito quindi è tutto una, un discorso da, da, da quell'altro della medaglia il fatto che non, in tanti non si rendono conto è che la puntualità e l'organizzazione del sound check è, è il, il primo Biglietto da visita che ha una, una band nei confronti di chi realmente sta dietro all'aspetto lavorativo di questo mondo. Quindi eh, agevoli e, e riesci a essere mh, serio, puntuale, agevoli le attività di soundcheck. Bene, lavori meglio te e fai lavorare meglio gli altri non solo a livello tecnico ma vedi il, il, il primo fattore la puntualità la precisione è, è il è il è il biglietto d'avviso che dai subito appena arrivi cioè, salve, siamo, noi siamo questi ecco se già parti arrivando in ritardo eh, tralasciando dettagli o eh, vabbè magari sono cose che anticipo rispetto a quello che tu vorresti dire ma magari non lo so, cose che mancano perché comunque dovevano esserci ma non erano state dette e poi dici, ma queste cose dovevano essere decise prima non nel momento del sound check. quindi certo. eh, eh, ti ritrovi in determinate situazioni e da un sound check. dai te puoi suonare benissimo ma se crei un soundcheck eh, che dove crei fa virgolette problemi certo All'organizzazione è la volta buona che dice aspetta un attimo, un'altra band mi suona bene c'è, cioè, aspetta forse eh, chiamo qualcun altro. Esatto. Infatti, diceva che Massimiliano dice bisogna cercare di essere sempre professionale Infatti, giustamente, ma, come ho detto, credo che sia la cosa migliore da dover fare come pr primo punto il, del sound check e Andrea dice, la gente che confonde il professionismo e la professionalità si può essere professionale senza essere necessariamente dei professionisti ah, infatti, no, infatti, assolutamente. Infatti. assolutamente assolutamente. anche perché come si può dire, se si vuole dare vabbè, il professionista diciamo che può essere identificato con qualcuno che specializzandosi grazie all'amore, agli studi a, 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 a tutte le decorazioni che ti possano arrivare da aver conseguito diplomi, studi, tutto quello che ti pare, però eh, è, è proprio diverso diciamo dall'essere professionale, può essere anche quello che, poverino, il cosiddetto proprio scalzo e nudo, no? quello proprio senza che però ce l'ha tanto, secondo me si tratta proprio di eh, educazione interiore, attitudine proprio che uno ha dentro a essere eh, e soprattutto mi viene da pensare che se non si è da un certo punto di vista puntuali e io sto punto tanto a questa cosa qui tipo della puntualità. Secondo me, se uno si guarda dentro, è che ora io parto con tutte le mie cose eh, da guru, porca miseria, ma io ci credo purtroppo tanto. Secondo me, non dimostri nemmeno che ti interessa. O meglio, non, pro non, non, non proponi bene nemmeno quello che fai, cioè, sei il primo a screditare quello che fai. Nel sì. senso. Se non Vabbè, se questo discorso verrebbe anche da dire eh, nel rispetto, cioè manca il rispetto anche rispetto a, a, gli, a alcuni dei componenti de del progetto, perché tanto ci sono sempre di turno, no? Assolutamente, sì, no, anche perché poi ovviamente ci sono tantissime situazioni eh, in cui giustamente diciamo molti non hanno né la fortuna, ma forse non lo vorrebbero nemmeno, magari di poter fare a tempo pieno. Una attività del genere, quindi è chiaro che arrivano dalle loro situazioni più disparate. C'è il povero che, che si capicolla dall'ufficio, dall dal lavoro. E questo ovviamente si deve aprire una parentesi enorme dicendo che va vista la contingenza. Qui non si sta parlando sì. di non sei puntuale, sei un limite, oppure non sei puntuale, sei una cattiva persona. No, assolutamente ci sono tante di quelle sotto. Situazioni per cui giustamente qui non si sta parlando, diciamo, della volta o delle due volte o delle tre volte, si parla di un'attitudine reiterata che poi non, diciamo, diventa parte facente di quella persona. Poi uno è perennemente in ritardo perché giustamente dice: Io sono batterista, io sono cantante, io sono chitarrista, però purtroppo ragazzi sappiate che io eh, ho un lavoro che. Ogni tanto posso prendermi ferie o libero, ma io purtroppo, se no, prima delle 5 non esco. Ci mancherebbe altro. Non si sta o almeno io, ma anche te, Claudio. Sicuramente non si sta parlando nel dettaglio di chi ci mancherebbe perché tanti gruppi, a certi livelli, diciamo, sono composti da persone che hanno altre attività. Sai, è, che è, altro. Un... è un Quindi... discorso più legato al, all'atteggiamento, hai detto bene. Eh, L'uno dice sai, oh, io devo, ho oh, il mio impegno è quello di essere puntuale, preciso, organizzativo nei, nei confronti della, della situazione, però ho un impedimento. Allora certo. sono io, cioè, è la prima persona che si organizza per cercare di risolvere quel problema. Certo. Ma se il problema non c'è, c'è il rischio, e poi il problema in realtà lo crea, sì, perché poi. Eh, diciamo sempre ri ritornando al discorso del soundcheck ehm, con la doverosa premessa che ognuno è libero di viversi le cose come cavolo vuole ma fino a un certo punto quando sei in comunità con altre persone quindi secondo me quando sei insieme ad altre persone devi iniziare un po' a dosare secondo me anche certi limiti che hai prima li devi vedere, se non li vedi addio cioè devi addirittura spiegarle le cose quindi se devi arrivare a spiegare a uno arriva puntuale perché è come spiegare a uno che butta il fazzoletto in terra guarda non lo devi cioè se non lo capisce non, non lo capisce cioè nel senso poi magari è distratto da una vita e fa questi gesti in maniera inconsulta però credo che lì ci siano poi altri problemi che non sono tenuto io a risolverglieli. però ecco mh, 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 e poi è tutta catena si genera io guarda mh, negli ultimi tempi forse perché sto eh, diciamo un po' tra virgolette diciamo invecchiando per modo di dire ma che poi per modo di dire una mazza perché insomma effettivamente eh, mi, fa effetto, mi fa effetto comunque a parte questo sono diventato nel mio piccolo molto previdente cioè io tipo quando vado a suonare io ho le cose da cui non prescindo ormai più a prescindere che ci possa essere spazio o meno in macchina allora mh, l'amplificazione deve venire con me mi sono comprato gli Niar che se proprio dobbiamo economizzare le macchine eccetera eccetera posso fare a meno di portare l'amplificazione però le cose nella situazione media dove io cerco di non rinunciare a niente c'è cioè la mia amplificazione se riesco a portarmi sempre un doppio basso perché avere le corde Buona di ricambio anno. avere le corde di ricambio anche vecchie ma già tagliate quindi ti parte all'improvviso ce l'hai e il concerto lo porti a fine. Però ecco, un doppio strumento. Però voglio arrivare a un perché di questa cosa. E ultimamente, negli ultimi anni, saranno almeno sette, otto anni almeno, io viaggio con, oh, questa è piccola, però ecco, tipo bors valigette, questa è piccolina perché prima c'avevo una piccola testata che mettevo dentro, nella quale, ragazzi, ma io lo so che non dico niente di nuovo a tante persone, eh, però tanti magari possono sottovalutare certi aspetti. Perché apre chiudo parentesi, alza un check. Non è che noi andiamo a suonare dove 99 su 100 c'è tutto è grassa se trovi le aste, se ovviamente trovi l'impianto, quello penso sia una condizione necessaria per essere per già prendere in, in, in considerazione un evento da fare, però, ecco nel senso, e infatti, è qui che poi volevo arrivare, armatevi! Ma non sono io che vi devo dire queste cose perché lo direbbe chiunque. Però voglio dire, armatevi di, nei limiti del possibile di roba di backup. Cioè, non sto dicendo portatevi certo. la doppia cassa 4x10 eh, oppure per un chitarrista il cosiddetto... Io sono rimasto, sono antico, io sono rimasto al Marshall, al GCM 900, cos'era? Era, Era per, per, per parlare di armadi, no? Per Bisogna dire. vedere da che anno parli e quindi... No, vabbè. <ride> <ride> però per, dire, per fare una battuta, come dire, è chiaro che uno non si può portare tutto doppio, però ecco, da una chitarra a un basso, certo, eh... no, no, è una cosa essenziale. Anche perché eh, sono quelle situazioni dove, ma anche ora a parte il soundcheck, eh, esiste anche. La, la sfiga, e quindi bisogna anche premunirsi di queste cose perché la voglio figa. dire, ti trovi a dover suonare e ti salta una corda. Se hai un, sec un secondo strumento, anche in corsa durante lo stesso brano lanci il, ecco. <ride> lo, lo strumento che ha un problema, prendi quell'altro a volo e riparti di slancio senza dover, cioè, magari qualcuno se ne accorge neanche assolutamente. Ma guarda per dire, per dire, io mi è capitato nel 2012 che ho ancora la pelle del, del, del rullante firmata da tutti gli altri ragazzi con cui suono. Eravamo in provincia di Prato. Mm, al, al, All'inizio del, del, del secondo pezzo in scaletta mi partono i quattro finali della testata. Così. Mm. Mi partono i quattro finali della testata e ovviamente lì... di spiga, ma qui veramente siamo alla no, no, eh. no, no, no. lì c'era sicuramente c'era qualche... un... un... qualcosa era, delle era un giro di karma probabilmente che <ride> l'ho beccato in pieno di qualcosa e ah, cercato, quello... eh. <ride> succede che è chiaro che magari mh, ora fanno tante cose slim tante cose piccole eccetera magari non tutti si possono portare dietro una doppia testata per dire no anche perché lì che cosa fai sì certo per no, portare a certo però come dire va bene cosa voglio arrivare a dire <clears throat> che giustamente non tutti e non in tanti possono permettersi perché spesso e volentieri i cachet sono di una certa levatura e quindi è chiaro che non si può andare in, in 40 macchine quindi si comincia a dire la serata sarebbe bella farla, ci fa fare buona pubblicità per la seconda, però la prima non pagano molto, e allora cosa fai? Economizzi le macchine, eccetera, eccetera, eccetera. Però il consiglio che è un mio punto di vista, quindi non, non è arrivato Lorenzo che vi fa, ehm, che vi fa scoprire l'acqua calda, ci mancherebbe, si sta qui in compagnia per darsi dei suggerimenti che a volte possono no, così no, certo. rimanere... Risuonare anche interessanti perché magari uno non ci aveva pensato, però ecco, prima di dire Solo poi... Le esperienze di vita vissuta Sì, no, guarda, battute a parte, è vero perché poi magari tutti quelli che ci stanno, eh, diciamo, seguendo lo fanno da anni, quindi dicono: Allora, ma che ci stai a dire? Però effettivamente ehm, cercare di poter avere eh, un... E tra l'altro mi viene da dire, e qui scusate, rifaccio un passo indietro perché se no vado... Un attimino nel, nel, nel retorico. Uh, nel discorso del check, oltre ad avere nei limiti del possibile tante cose di backup dalle pile, per chi ha oggetti che vanno a pile, non lo so, un INEAR, una centralina, quindi pile. Ma il bello poi, non da avere tutto, no, no, tranquilli, ho tutto nella borsa dietro all'amplificatore. Sì, certo, chiusa perché. Finché si fa il check e ti finisce la pila, fermi tutti, datemi un attimo. Ma se sei in concerto, eh, la lucidità di pensare a quello che sta accadendo, Infatti. in un certo senso c'è, ma vuoi mettere di tirar fuori da una valigetta dietro? Magari nel frattempo ti hanno messo la macchina del fumo accanto? So che è la sagra dell'ovvietà, quella che dico, però... Per mia piccola esperienza, quando ah, sia che porti il combo oppure la testata, eccetera, eccetera, sopra c'è apparecchiato di tutto. Cioè, quando fate le feste di compleanno o i ricevimenti a casa, la tavola la imbandite o lasciate tutto? Sì, vabbè, dai, io oh, se hanno sete ah, uno prende e mette. 15 bottiglie di Fanta perché sanno che verrò io per esempio a casa a, alla festa e quindi quelle bottiglie di Fanta ci sono poi è chiaro che tutto non puoi mettere perché metterai quello che ti entra in relazione al concerto cioè sul mio sul dal combo a quello che vi ho detto alla testata ci trovi il cavetto perché ti si può io vado con il wireless se succede qualcosa per cui Essendo un po' datato, sempre per un bel giro di karma mi guarda e mi dice: Guardi, io smetto di funzionare. Io ho il cavo che prendo e attacco direttamente all'amplificatore. Eh, i, I plettri che casualmente comunque li suono, li uso, scusate, aperti in una in una, in una piccola in un piccolo case diciamo di eh, scusate non riesco mai a calibrarmi in un case di metallo belli pronti tutti lì ehm, corde eh, sembra tanta roba lo so però io vi assicuro che se ha un sound check se è arrivato pronto con tutto quello che poi uno potrà sembrare troppo metodico no troppo, troppo carlo verdone no? tipo magda di qua però quando poi Ma stai su suonando Basta una volta, quando succede l'imprevisto esatto. hai tutto a portata di mano, se esatto. non ce l'hai esatto. il danno già è fatto. Esatto. Poi mi viene in mente un'altra cosa sempre nel sound check, ragazzi, lo dico dalla mia, diciamo, piacevole esperienza, se potete, se potete, siate nei limiti del possibile, sempre gentili perché prima la gentilezza ripaga sempre, se non altro di essere dalla parte, diciamo... Del giusto ovviamente, argomenti permettendo, non è che puoi mandare a, a, a fanculo una persona con la gentilezza se non va bene, non va bene, Però, no? Capito cosa voglio. Se uno dice: Allora sono gentile, aspetta, eh, tiro un basso in testa a uno, ma con gentilezza Insomma, no. la mando cortesemente a qui, in quel posto. Ecco. Vado in quel posto, per favore. Quello che voglio dire io è: nei limiti del possibile, siate esigenti perché a meno che non abbiate un fonico vostro. Che conosce vita, morte, miracoli. Cosa vuoi in spia, cosa non vuoi e tutto? E che quindi sgrava tantissimo nella, sia velocità che anche nell'iter del soundcheck perché a volte il soundcheck è anche motivo di nervosismo perché trovi purtroppo un fonico spallato. che Magari la sera prima aveva fatto l'evento con il grande nome, il giorno dopo ci sei te con il tuo gruppo che suoni da 10. Ma per lui non sei nessuno, e allora ti prende, non ti guarda negli occhi, si permette di fare determinate cose senza che tu gliel'hai chieste. Io addirittura ho avuto esperienza con, con un fonico che gli avevo chiesto: per favore, mi puoi dare un case per rialzare una un case, una, una cosa del un fusto della birra, qualcosa per rialzare la cassa. Perché io purtroppo. Ammetto di non essere un amante delle eccessive frequenze basse perché io sono il basso e mi piacciono le frequenze basse, ma se devono andare a discapito di quella che si chiama intellegibilità, eh, ma ti puoi equalizzare. No, ma quindi non mi voleva dare un case per rialzare la cassa perché secondo lui, e io mi imposi, disse: Ascolta, ma... Eh, Voglio dire, da che mondo è mondo, comunque vada questa alternativa. C'è, cioè, non ti ho chiesto di appenderlo sull'americana, per esempio. Oppure quelli che eh, ti, ti fanno un sound check dove purtroppo non ti guardano, non ti ascoltano, eh, parlano, li vedi comunque che c'è disattenzione. Siccome la professionalità e l'educazione. La dai per scontata, però ci vai un attimino con i guanti che oggigiorno vanno tanto di moda. Ehm, L'importante è non soccombere. Mi dispiace dirlo perché, al di là che uno può essere qualcuno, o che può essere non qualcuno, parlo a, nei termini di popolarità, sì, 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 certo, sempre qualcuno e anche più di quelli a volte rinomati. però la popolarità purtroppo decreta che tu sia qualcuno oppure no e quindi tutto quello che ne consegue cerchiamo secondo me nei limiti del possibile nei limiti del possibile di essere funzionalmente a quello che noi vogliamo pretenziosi perché ne va della serata, se non siamo noi stessi che ci crediamo al, a una buona riuscita del concerto chi ci deve credere? Quello che ti ascolterà parlando con l'amico dandoti le spalle che tanto questi soggetti ci sono, poi il mondo è bello perché è vario e ognuno deve fare quello che vuole, ma nel senso cerchiamo di secondo me di essere eh, dal check pretenziosi non eh, per partito preso, cioè non avere paura di dire per la sesta volta che la chitarra o la batteria o il tom non lo senti perché perché comunque se non lo senti, senti punto basta e se non lo senti Puoi avere mille problemi, ma ci sta che dall'altra parte non sia stato fatto quello che ti è stato chiesto. Certo. Quindi non avere, secondo me, ehm, ecco perché poi io parlo di puntualità. Però puntualità per, per me non vuol dire appuntamento alle 6. Arrivare alle 6, se si arriva dieci minuti prima o un quarto d'ora prima, dove allora, soprattutto d'estate, che non c'è il locale che deve ancora aprire o chiudere, ehm, e, e nel, nel, nella classica sagra o nel campo sportivo dove. Già da diverse ore prima c'è lo stand di quello che fa da mangiare, di quello che sta allestendo le magliette, le collanine, le varie cose che sono lì sicuramente. Almeno da, da, da un'oretta prima, delle sei per dire, quindi Perfetto. arrivare per poter cercare di, ehm, come si può dire, essere eh, previdenti su tutto. Poi la corda la corda che si rompe eh, i quattro finali della testata il jack che dici ah, ma l'ho comprato nuovo ieri e anche la testata la, tre giorni prima mi aveva funzionato da dieci cosa gli dici? È roba, è roba, è roba che c'è l'elettricità che ci va dentro, a volte vai a suonare con delle ciabatte che penso siano dei prototipi di ciabatte sulle quali vai, ecco, altra cosa che dico, per quello che potete fare, cari amici Cercate di portarvi roba vostra. Cosa dico io? Ripeto, portarsi uno zaino o una valigetta con dentro le cose proprie, da un microfono, e quello può essere l'ultimo dei mali, però un microfonino, eh, dei jack, eh, ciabatte, roba segnata vostra, così non la perdete. Ma a volte mi viene da dire più uno ha una roba. Poi magari il gestore o il fonico del posto dice: No, ragazzi, per politica usiamo solo la roba nostra. Bene meglio, non è un problema. Però certo. senza Ma nel caso una... Non c'è, o c'è necessità esatto, senza portarsi una backline da, 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 da capo a piedi, proprio eh, però ecco quel minimo di, 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 di dire ok. Posso fare nei limiti anche da me. So che è un po' la sagra dell'ovvio, però ehm, il problema no. è che esempio, poi magari vai nei soliti posti di anno in anno, quindi sai cosa trovi, cosa non trovi, e allora ci mancherebbe. Cioè, nel senso, sa quante volte anche a me capita di andare a suonare nell'ennesimo posto per ennesimo in positivo e eh, non che palle. Sì. Cioè però che poi magari di anno in anno si. Si, si, si evolve, quindi cavolo comincia a vedere che... però ecco, i posti nuovi che non conosci, eccetera eh, tanto non c'è fonico che tenga se ti si rompe una corda e non ce l'hai ecco, a parte a lei mi è capitato di avere diciamo delle situazioni che che, 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 che che sgrani gli occhi e dici, aspetta, ma questi hanno due braccia, due gambe, due occhi la lingua è diversa, ma questi sono abbastanza simili nell'estetica a quelli che trovo in Italia, cosa c'è di diverso? Per cui qui eh, c'hai non lo so io il, il doppio mixer di il mixer di sala, il mixer di, il di, di palco. Ehm, per chi ci capisce poco, dei nostri amici telespettatori, vuol dire che c'è un fonico che gestisce il suono che proviene, diciamo, e quindi che fa tutto quagliare bene. Sul palco, quindi il fonico di palco è quello che ti farà sentire bene dagli in ear monitor, quindi dalle cuffie oppure dalle spie. E poi c'è il fonico di sala che diciamo si occuperà di far sentire quello che tu stai suonando ai tele, ai, agli spettatori. È sempre 9 Su 100 eh, si trova un fonico solo che, che si occupa di tutti e due. Noi quando andiamo a suonare all'estero, diciamo alzando la media. Quattro volte su cinque abbiamo situazioni dove c'è il doppio fonico e c'è gente che quando arrivi eh, e qui purtroppo devo fare una diversità almeno per le situazioni che ho trovato io noi fino a un anno fa nel gruppo con i quali con il gruppo con il quale ho la fortuna di fare più diciamo serate eh, durante l'anno eh, col tributo ai queen con i great queen rez Fino a un anno fa circa avevamo eh, un, un fonico, io tra l'altro ci sono rimasto non in ottimi rapporti di più perché è uno dei miei più cari amici, devo dire. E poi abbiamo preso strade diverse, però ecco, per esempio, quando c'era lui, eh, tutto tornava, cioè era proprio un far quadrare le cose, Aveva, faceva un lavoro straordinario. Non tutti possono avere la possibilità, non economica, eh, ma di avere una persona che li segua in maniera fissa ed ecco che allora trovi le situazioni che dicevo prima, lo svogliato, quello che eh. ha fatto tardi la sera prima e quindi per 15 giorni deve essere tutti i giorni sul posto, uh, gente pagata eh, non... che però secondo me non fa bene e non fa con entusiasmo il suo, il suo lavoro, punto, basta, uh, vai, mi dispiace fare sto paragone Italia-estero, vai all'estero e per la mia, mia... Quindi alzo la mano oh no. di nuovo, mia esperienza, non che in senso universale. Per ora, dove sono andato a suonare, la maggior parte dei posti sono fra Olanda, eh, diciamo Belgio, eh, è capitata una parte di Germania, non nascondo che cavolo situazioni sono completamente diverse situazione completamente totalmente, assolutamente diversa mi avvicino ad un fonico io, ti, io perché ci vado timidamente dai fonici perché quando mi capita di andare da eh, quelli chiamiamoli tra virgolette non strani e sono pochi eh, c'è tanti ragazzi ma anche adulti più, tra, signori che, che ci hanno veramente svoltato noi ne abbiamo conosciuti tanti di fonici e per fortuna la maggior parte è incredibilmente dedita al proprio lavoro. Ci sono le classiche situazioni che conti sulle dita di, di diciamo, forse di, di un paio di, di quattro mani, perché comunque avendone fatti tanti si alza anche la media delle situazioni tra virgolette, negative. Succede però che, diciamo, eh, non, non, come si dice, non... Um, ti, ti, ti trovi male, ti trovi male perché non hai la possibilità di. di, di, di perlomeno il mio carattere è quello che se già c'è una persona che parte male, tipo sul discorso della cassa, no? non te la rialzo perché se no qui si deve sentire le basse, Quindi, Ma sono io, suoni te e già si parte male. Vai all'estero, mi ricordo in un concerto bellissimo, andai timidamente da questo fonico, ce era, era il fonico di palco. Eh, no, mi, no scusate non era un fonico era uno della che poi vai lì e ci sono per questi festival 4-5 persone dedicate alla backline e io gli chiesi due o tre cose e in, eh, tradotto in italiano questo mi disse siamo qui apposta per voi chiedeteci tutto quello che volete ora io al di là che può sembrare una frase per cui uno dice ah mh, il chiedere tutto quello che volete non voleva dire ti regalo le cose, uh, vi garantiamo di venire. No, più sono più. lì a lavorare come te. E a lavorare per... Esatto, e a prescindere da quello che fai, ti trattano non come star, ma ti trattano da... Perché ti, in un certo senso ti sentono pari a loro per quanto riguarda, detto in maniera diretta ragazzi, il culo che ti stai facendo. Perché loro, tra l'altro, se non fanno bene il loro lavoro mh, per quanto riguarda l'allestimento noi si va a suonare spesso in Olanda dove ci sono dei festival cosa sono i festival? non il festival bar, i festival sono i posti dove puoi trovare nella stessa serata qui vengono chiamati contest là sono i festival dove comunque vada trovi in una serata tre gruppi di media che si esibiscono noi addirittura ne abbiamo fatto parte di uno in cui un festival che partiva dalle 5 del pomeriggio e finiva a mezzanotte tipo 7-8 gruppi all'incirca 6 gruppi, scusate mi ricorderò benissimo questa cosa. Lo dicevo a Claudio prima di iniziare. Capannone, un ex capannone, penso di un, pala un palazzetto, scusate, ex palazzetto del ghiaccio dove ci facevano pattinaggio, enorme. Avevano montato un palco uh, in un'ala e l'altro nell'ala opposta e praticamente mentre un gruppo si esibiva l'altro faceva il sound check. E la cosa straordinaria era che facevano eh, per ogni gruppo, ogni gruppo praticamente aveva la propria backline. Purtroppo capita di venire qui che la musica, mi dispiace dirlo, forse passo da polemico, non mi interessa, ma lo dico per esperienza e di situazioni spiacevoli di, di, di imbarazzo nelle quali ti trovi, purtroppo la musica qui è una delle portate del menù, no? Nel senso, magari non, non è proprio non è proprio l'antipasto né un primo però è un bel contorno diciamola così, no? dove ti danno spazio però è chiaro che viene, viene prima di una di, di una mangiata viene prima di un'esibizione X e ci mancherebbe perché poi sono tutte situazioni che ti danno volgarmente parlando da mangiare e visibilità e chi più ne ha più ne metta, ci mancherebbe altro però ecco diciamo che è una delle tante situazioni dove Precedentemente, col fonico del settore del posto chi organizza la serata da un punto di vista tecnico ti dicono: Già, ragazzi, potete mettere in condivisione la batteria con il gruppo che vi apre o con il gruppo successivo, oppure c'è un con... potete usare un amplificatore. Perché te vai all'estero e trovi cambi palco fatti di mezz'ora, dove certamente ecco, qui viene meno quello che dicevo prima, cioè che non hai la possibilità di poterti fare un sound check. E una preparazione al concerto posata con calma e quindi ti dicono che ne so ragazzi voi siete quelli che suonano alle 10 magari siamo lì già alle 6 e ti dicono però fino alle 10 non potete fare niente e noi come eh sì perché alle 9 e mezzo finisce il gruppo prima voi alle 9 e mezzo buttate su tutta la vostra roba e quindi si viene a fare quello che viene chiamato fondamentalmente un line check cioè nel senso in quella mezz'ora si fa giusto a capire che il basso funziona scusate ho fatto un movimento sbagliato oh, ho fatto un movimento del chitarrista oddio sto mutando allora, quindi basso funziona primo, secondo tom ci siamo tutto e fondamentalmente il check vero e proprio lo fanno durante il primo pezzo se sì. ti va bene è così se non ti va bene è così lo stesso però nel senso ehm, sono Tante situazioni all'estero così lo devo ammettere. È un po' come l'esperienza che ho avuto io negli Stati Uniti. Negli esatto, Stati Uniti. È, funziona per un buon cioè, generalmente ora sull'estero, in altre situazioni non ho avuto troppe esperienze da quel punto di vista, però eh, lì so che un buon 90% è proprio legato a un line check. Ci deve essere dietro un, una preparazione di quello che cioè quello che viene insegnato. A parte il discorso che viene già, vedo, e poi ne parleremo insomma di, insieme ai commenti che ci sono stati, almeno di sì, parliamo un po'. Eh, che ovviamente c'è stato già scritto che, che all'estero danno più importanza alla musica live. È vero, è vero, e c'è oltre a questo, oltre all'importanza in sé c'è anche una cultura diversa di preparazione al live e a quello che è il momento che tu, dal momento che sali sul palco, e che sia check, che sia live, che sia tutto quello che fai, c'è una preparazione dietro un po' diversa, una considerazione diversa a quella che c'è certo. in Italia. Il Lì, i, negli Stati Uniti, il 99% delle situazioni sono tutte da line check. Tu hai la possibilità di salire sul palco ai, mh, ci sono tanti live eh, creati a, a, a slot: diciamo se non c'è l'evento della Big Band con eh, che da, da, da headliner con lo spazio d'apertura, allora lì è una cosa un po' diversa. Ma se vai a suonare in varie in situazioni più normali, da, da club, eh, o, da, o anche da, da, da piccoli festival, lì è hai lo spazio del cambio palco e nel cambio palco mi è fatta anche il sound check. Quindi, certo. eh, come fai? L'unico modo è quello di organizzarsi per tempo con la, una strumentazione. È lì che giustamente, come dicevi te, la, portarsi la propria strumentazione ti permette di avere una consapevolezza di quello che hai a disposizione, come suona e come regolarlo. E eh, in, in quella situazione, avere quei. 10 minuti, quarto d'ora di monta tutto, magari c'è qualche cosa eh, in condivisione, sì, però sono son situazioni dove in realtà sono cose che non, ti, non, non per non per sminuire, eh. però che non vanno a inficiare al rendimento della, de, de, della serata, però. Ti permette in un quarto d'ora di dire bene ok ho la mia strumentazione regolo quelle cose che sono già organizzate anche dal, dalla sub, sala prove fatta a casa diciamo so già che io mi devo tenere a un certo livello rispetto al suono naturale della batteria quindi già si parte con un concetto di un, di un qualcosa di già pronto okay. eh, già impacchettato bene sale sul palco accordo si sì, funziona benissimo vai io la prima volta mi sono trovato in difficoltà, lo ammetto, mi sono arrivato lì, ho detto bene: ok, e ora che succede? Forse figlio di, 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 di situazione come descrivevi prima, eh, di che a fare un line check magari in, in Italia, sempre per non fare discorsi da estero, meglio. cioè La situazione all'estero è migliore de, 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 dell'Italia, però. Fatto una cosa del genere in determinate situazioni in Italia, eh, di sicuro è un suicidio di massa. Eh, però eh, lì funziona così e, e ti devo dire la verità, forse il, le situazioni locali eh, dove c'è stato il sound check, quello dove c'è stato il sound check più breve, forse è stata la, la serata dove mi sono sentito meglio in assoluto e eh, 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 il rendimento della, della, del, de, di tutto ne ha giovato eh. quando poi dici, bene, ok, in realtà un po' perché suonano presto un po' perché il sound check non è fatto mesi prima, capitava oh. delle situazioni dove dovevi suonare e fare una, uno slot di un, di un certo orario ti arrivavi mezz'ora prima e uscivi mezz'ora dopo e andavi a letto cioè, certo. passata la serata, che hai fatto? sono andato a suonare, capito? ma abituate alle uscite di otto ore, eh. certo no, no, ma infatti infatti, poi mh, io, per esempio, con, con, il gruppo, mh, con il gruppo, con il gruppo, con il tributo ai Queen, noi facciamo dei mh, ed è anche mh, non è che va a discapito, però, noi facciamo dei sound check chilometrici ora parla uno che eh, non lo so eh, mh, poi ora da qualche tempo avendo anche la possibilità di usare le cuffie eccetera eccetera però ehm, mi, mi viene da dire che se riusciamo qui è un discorso difficile cosa voglio dire io che fondamentalmente se riusciamo a eh, allora se, se le situazioni fossero tutte come noi vorremmo ti parlo per il, mio, per il mio gruppo sarebbe quello di fare almeno un'ora e un quarto di sound check ma per stare bassi eh? ma io ti parlo da accordo e eh? non da da cablaggio cioè ragazzi cassa ecco dalla frase classica cassa che inizia il sound check noi siamo minimo quando ci va bene nell'ora e un quarto che obiettivamente diciamo è un tempo abbastanza comunque un po lunghino Mettiamola così. è Esatto, però diciamo quando ci viene permesso, anche perché siamo in quattro ed è giusto per ritornare anche un po' al rispetto di cui parlavamo prima, cioè a me non mi pesa fare un sound check di quella tenuta lì. Diciamo che ovviamente questo lo facciamo perché abbiamo la zona di comfort nelle nei confronti delle situazioni che andiamo a incontrare. Io ti avrei fatto vedere in che. Ora io non mi voglio tirare fuori da questa cosa perché io nel momento in cui devo fare, cioè ovviamente mettiamola così, che eh, al clatte teddafoni come puoi capire, il momento in cui viene deciso che si fanno le spie, no? <ride> che è il momento in cui si comincia a capire ciò che sentiamo e quello che non sentiamo, eh, io veramente ti farà ridere, io da lì a me parte... 6-7 minuti, cioè io veramente non... perché i pezzi li conosco, perché, insomma, nel senso, se il palco già suona bene, la situazione è ottimale, va bene, ma io non sto criticando gli altri miei compagni di avventura, perché se hanno voglia, bisogno di essere più capillari, va benissimo, cioè nel senso è giusto, perché poi la mia percezione può essere diversa rispetto al batterista o al chitarrista. Capito? Cioè, nel senso è giusto che ognuno abbia, però il problema poi è che quando vai a suonare in queste situazioni dove eh, arrivi alle 6 e prima delle 9 e mezzo non sali, che poi fino alle 9 e 25, sì, oddio, 9 e 20, 9 e un quarto, magari Paolo, il nostro batterista, inizia a montarsi la, la batteria che ci viene fornita laggiù. E cioè, io magari cerco di, di, di capire se mi tocca un amplificatore, o magari andare in impianto. Solitamente ho l'amplificatore del service che ci, che ci cura le serate su in Olanda. Eh, quindi anche lì per dire che facciamo tutto noi, ecco noi che siamo le star. In poche no. situazioni abbiamo tutto già allestito: una su, su otto, veramente, una su due su dieci. Via, mm, il resto facciamo veramente tutto da noi. Ed è anche bello perché ti calibri tutta la tua roba però ecco quando arrivi poi a dire alle nove e mezzo c'è il pandemonio perché c'è il gruppo che sta ancora finendo magari di fare un inchino e noi che si sta guardando dicendo ragazzi qui anche un minuto per noi è fondamentale quindi si va in adrenalina proprio e quindi si comincia a non guardare più in faccia a nessuno quindi ecco da un'ora e un quarto a mezz'ora in cui devi anche allestirlo il palco e quindi poi ti capitano i parchi con 62 fili nel mezzo la roba però secondo me è una buona palestra però per non fuori uscire dal tema del, di, di quello su cui io punto personalmente è che nei limiti del possibile anche in queste situazioni paradossalmente limite dove mezz'ora devi fare di tutto cercare di poterci arrivare nella maniera più organizzata possibile quindi non perdere di vista le tue cose. È chiaro che dai una mano all'amico, a, a, so, a Paolo, il batterista che suona con me, che, che magari lo vedi. Io magari ho già fatto il tutto e lui c'ha ancora da portare. Che ne so io? C'ha da portare il, il timpano. Certo. portare un esempio stupido, però ecco, se si può rimanere concentrati nel nostro, perché è, è fondamentale. L'ora e un quarto che ci prendiamo qui o quei 25 minuti che poi alla fine restano quelli per fare un line check. Poi molti potranno dire che ci stanno guardando o, o guarderanno successivamente. Sì, Lorenzo, ma io è grassa se faccio la sagra del ranocchio in Salamoia, qui figuriamoci, cioè nel senso figurati dell'estero che cosa mi importa o altro. Meglio perché comunque vada, però il concetto mio... Eh... Le domande sono le stesse. Sì, 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 bravissimo. Ma il mio concetto principale del discorso sopravvivere al soundcheck è il sopravvivere soprattutto nei confronti di chi nello, non parlo di tutti, ma ci può essere la situazione dove ti senti un po' sminuito per quello che porti, no? E quindi cercare di far valere quelle richieste minime, 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 minime. non ti sto parlando che appena arrivi ti sì. devono far trovare l'acqua. Apro e chiudo parentesi. All'estero funziona così. Non ti fanno sentire in colpa se chiedi una bottiglietta in più perché ti danno veramente le vere casse di acqua e in tanti posti in cui siamo andati a suonare frigoriferi pieni di ogni tipo di bevanda, patatine nel sacchetto, eh, snack di qualsiasi tipo. Ma non, deve, non sto dicendo che questa deve essere la prassi, però nemmeno sentirsi difficoltà se vai a suonare il 12 di agosto col sole che ti ammazza anche alle 5 del pomeriggio e, e, te, la... e te la danno con no, non uso un termine volgare ne userò un altro con diciamo il coso torto per cui se gliela chiedi ti devi sentire in difficoltà e ancora il check deve iniziare pensa a te come saranno le prospettive dopo se gli chiedi una cassa dell'acqua per rialzare una cassa se se gli, gli chiedi una volta in più di abbassare la chitarra in spia perché te l'ha messa troppo alta. Quindi per me sopravvivere è questo, perché il concerto poi vuoi perché devi fare buon viso a cattivo gioco è il meno dei mali. Non è il meno dei mali. È il momento in cui devi essere performante, certo. ma devi essere stato messo in condizioni di essere performante perché te puoi avere. La, 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 la chitarra da, da 5.000 euro finalmente comprata dopo anni di risparmi o, o, o il basso dei tuoi sogni che finalmente l'hai potuto comprare però ecco nel senso il basso suonerà sempre bene la chitarra da 5.000 euro idem ma mh, quando poi c'è una persona che si interfaccia fra la tua pennata e il suono percepito fuori che non ti ha fatto lavorare bene nel sound check è un casino quindi nei limiti del possibile, noi cerchiamo, se si può, di arrivare pronti a questo, non con il caschetto o l'elmetto da, da rugby, per cui dire si fa a manate, no, però ecco, nel senso, indipendenti il più possibile. Evidenti, bravissimo, con meno cavi da chiedere, quindi con lo scotch di carta nostro, con eh, il cavo nostro che ci sarà, ma quel cavo due in più. So che per molti musicisti che ci stanno guardando, ci hanno guardato prima era la sagra dello scontato. Però no, no, eh, no, no, sono quelle cose, se magari. Se no, poi siamo buoni solo a lamentarsi! Cioè, noi facciamole bene le cose. Tanto certo. lo svogliato di turno lo troveremo. La situazione in cui è, però per quello sto dicendo noi puntuali, professionali, seri. Sia alla sagra della rana che all'hobby hall che al concerto dell'amico che ti ha chiesto gentilmente di fare un intervento, quello tanto è una cosa che c'hai dentro e non te la toglie nessuno. E ti ripeto: l'impianto lo troverai e un fonico lo troverai. Però ecco il soundcheck. Secondo me è proprio un momento sacro e soprattutto. Se si riesce, scusate la volgarità a tenere le palle ferme perché, siccome può essere un momento di nervosismo, perché a meno che non hai la tua crew che ti porti dietro quindi il tuo fonico, il tuo assistente, tutte queste robe meravigliose che ti fanno anche da, da schermo verso quello che puoi certo. andare incontro come sound check, quando hai a che fare con gente che non conosci. Se, due volte su tre trovi gente meravigliosa, simpatica, che non vedi l'ora di, di, di riparlarci a fine concerto perché ti dicono anche delle cose tecniche, le vedi attente durante il concerto. O oh, non mi sento, alzami queste robe qui. Ma altre volte trovi gente che dal momento in cui scarichi la prima roba sul palco ti parte il nervoso ed è brutto perché. Sei fuori dalle 5 del pomeriggio e sai che prima delle tre e mezza non metti la testa sul cuscino per una cifra che tutti noi, che suoniamo a un certo livello, sappiamo non essere quella che ti risolve la vita, ma che comunque vada, aiuta nel tuo portafoglio. però siccome non si suona solo per il portafoglio, si suona per un'attitudine naturale che abbiamo dentro di provare a fare artisticamente qualcosa che è bello, dalla cover alla tua cosa qui Non sono stato a discernere roba propria, come... No, il, soundcheck... no, no, il, il problema è, 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 è dovunque, è, è trasversale. Bravissimo, bravissimo. Quindi ecco, il sopravvivere al soundcheck check come titolo era per questo discorso qui, secondo me. Senti, oh. colgo l'occasione per, per mostrare un po' e fare un po' di, di commenti per, eh, e poi concludere la certo. puntata di oggi. Eh, Vabbè, da Massimiliano che dice poi ci sono i fenomeni che dicono io non ho bisogno del sound check, lo diceva all'inizio, eh, e per poi continuare dicendo: Ho avuto l'onore di fare il fonio a Lorenzo per due volte, un grande evento e una festa di paese. Quindi, eh, quindi già. è... Grande, ma... poi vabbè, eh, Sandro considera sì, il discorso solo bassi passivi. A meno sappia saltare il cavo della batteria, magari quando devi suonare col Civas. Esatto. Questa è un'esperienza <ride> che ho vissuto io, Massimiliano. Eh. <ride> continua: nel mio rack c'è anche un saldatore, oh. eh, vada, quello fa sempre comodo eh, e continua dicendo è all'estero danno più importanza alla musica live, ci sono più soldi in Italia sotto questo aspetto, sempre più spesso siamo ridicoli. Eh, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, anche perché come diceva Sandro, dice spesso e volentieri trovi l'amico del titolare che si spaccia per il meglio fonico sulla piazza e invece... Vero, ha ragione. E è ancora lì con le mani sporche di farina perché era un pasta alla pizza. Senza offesa, ma, ma, ma è così? Eh, purtroppo quindi, funziona quindi... così. Ecco ora sembrava una battuta ma è, real, mi è realmente successo. Sì, sì, di... sì è, è vita vissuta. Sì, devo dire che vai lì a vedere il mixer eh, e lo vedi con le patacche di, di farina, dici ma che è successo? Eh, no, Dobbiam, perché era, un forico, era il pizzaiolo e in quel momento era a fare le pizze e è venuto a dare una controllata alla situazione. Ma, dico, una, una, un piccolo advertisement, Claudio. Mi permetto di dire. Poi, ragazzi, secondo me queste situazioni esisteranno fino alla notte dei tempi, anche nel maggiore momento di, di evoluzione tecnologica e umana, ovviamente detto fra noi che ci, sia, ci si sta ascoltando, dipende da noi accettare perché comunque vada, c'è quello che va ovunque a prescindere. Se c'è chi si vuole un gocciolino di bene, anche se fa un semplice tributo o altro, non è tenuto ad accettare determinate cose. Non sto dicendo di dire sono sul posto, mi annoio, vengo via. È che un posto, notoriamente, se così l'hai trovato l'anno dopo, mh, le migliorie state tranquilli, che non sono certo da quel punto di vista lì. Troverete forse un panino con un gusto in più. Sono disfattista, però, quindi no, nessuno ti obbliga ad andare in certi posti. E se ci vogliamo bene in certe circostanze, se uno se no si passa poi la vita a lamentarsi perché, siccome una buona fetta di situazioni sono così, anche noi si può dire di no, eh. cioè, nel senso tranquillamente, non, non ci paga nessuno, cioè ci pagano. Ma nel senso, come dire, se ci si, no, infatti, infatti. si può scegliere, ecco fondamentalmente. C'è stata una domanda molto interessante, non abbiamo poi trattato, un po' abbiamo risposto, però devo dire la verità che sarà secondo me una idea interessante per una prossima diretta. Elena ha detto un ottimo fonico. Quali caratteristiche dovrebbe incarnare secondo voi? Quali qualità darebbero un valore aggiunto ai suoni del gruppo? Secondo me qui sarebbe da fare una puntata a parte, quindi Abbiamo un po', ne abbiamo un po' parlato, però in realtà sarebbe una cosa anche molto interessante, vista da entrambe le facce della, della stessa medaglia, che poi è il risultato finale, certo. Ecco. Andrea dice se posso dare la mia esperienza da due soldi ho do stra ragione a Lorenzo quando dice portatevi più ro vostra, roba vostra possibile. E aggiungo anche il fonico. Il sound è un elemento essenziale Bravo. di un band, specialmente in certi generi. Bravo. Non si può lasciare alla mercede il prima che capita. Eh, sì, anche perché sa già dove, dove mettere le mani. Anche, cioè si ritorna al discorso di, di prima. Avere una è, è comunque una persona in più che anche nel, nel problema sa già anche come risolverlo, bravo. Ma lui ha detto una cosa importante: il suono, però, ragazzi, al di là di chi sta seguendo, che so che siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, ma purtroppo e paradossalmente, si sta andando su dei temi che per molte persone sono un po' utopia, perché quando ripeto. Mi dispiace dirlo, in tanti contesti il gruppo che va a suonare è, un, è una portata del menu che ha la sua importanza, cioè. ma è la portata del menu. Quindi mh, te, ti ripeto: ecco perché continuiamo a comprare strumenti di qualità, continuiamo a studiare, continuiamo a fare pratica. Continuiamo a guardare i nostri miti cercando di migliorare noi stessi, ma lo facciamo per noi perché sicuramente l'occasione bella ci arriva e dobbiamo essere performanti, professionali, anche nella situazione che si può andare a trovare mediamente come quelle di cui abbiamo parlato, purtroppo. Quindi, questo perché deve essere un'attitudine che così poi diciamo non abbiamo almeno noi niente da recriminarci. Quello che ci si può recriminare può essere cavolo, vedi mi dovevo ripassare quel passaggio perché tanto ieri in prova sapevo che non mi veniva bene. Ma quello è un'altra un un questione. Però ecco, sì, non sì, cadiamo sì. nell'essere nell pari a chi a volte non ci ospita in maniera dignitosa. Ecco, Noi sempre, sempre lì dobbiamo essere e poi magari scegliere se aderire o meno a quella serata. Se certo. ci aderiamo, però mh, ci prendiamo. Tutto quello che ne consegue, però, diciamo sempre con, con professionalità, secondo me, secondo me, mi dispiace dirlo. Ecco. Bene, dai, Lorenzo, io concludiamo la diretta di oggi. Eh, ti ringrazio anche oggi per essere stato presente, sempre un piacere sì, averti buongiorno. qua, e, mh, che dire che stai facendo? È no, eh, un, un intruso, sì, un intruso. <ride> sta diventando famosa nei video. Infatti, no, infatti no, per saltare su sul computer qui e l'ho preso prima un... di fare il danno. Dice ah, ho preferito. Eh, esatto. <ride> bene. Lorenzo, io ti ringrazio ancora. Ringrazio tutti i presenti sì. a questa diretta. È stato veramente un piacere parlare eh, di, di questi argomenti. Se ne, se ne si poteva parlarne per un'altra ora e mezzo. Ma sì, ecco. Sicuramente poteva essere non, alla fine meglio dare delle pillole che poi, dopo, alla fine sì. sono come le ciliegie, no? E una poi una dietro l'altra, bravissimo <ride> e quindi eh, che dire? Prossimo appuntamento, quale sarà? Ecco. Mi raccomando, seguite la pagina del SoundCheck Studio e il, il canale sempre su YouTube per essere aggiornati per qualsiasi commento, suggerimento eh, volete maggiori dettagli su, sui nostri modi di pensare o i, i corsi di Lorenzo del corso di basso o qualsiasi e altra infatti, io parlo parlo ma poi insomma alla fine parlo vengo da te, te, eh. fare fare cinema, te eh. quindi parlo. Infatti, per qualsiasi comunque approfondimento o dettaglio, potete scrivere alla mail soundcheckstudiorec.com. Lo, lo trovate scritto qua sotto. E, e comunque rimanete si, mh, sintonizzati, come si dice, eh, sul, tramite la pagina e il canale sempre tutte entrambe le soundcheck. Così per le prossime dirette siete ben aggiornati entro il fine settimana vi darò un po' di novità per le, per le attività delle prossime dico neanche la prossima settimana proprio le prossime settimane quindi sicuramente ci sarà ci saranno delle delle novità e dei format uh, nuovi starete a vedere e niente vi ringrazio ancora e appuntamento alla prossima diretta bene un abbraccione ancora a tutti.